Bene, allora incominciamo in perfetto orario. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Siamo qui dal Centro Comandi Italiano Open Source e vedremo questo seminario che è il secondo, in realtà, che organizziamo su OpenStack. Ne abbiamo fatto un primo che aveva un livello di astrazione più alto, teneva in conto soprattutto aspetti commerciali e strategici. Abbiamo quindi voluto farne un secondo più tecnico per i tecnici. In realtà in un'ora non riusciremo a fare granché, ma speriamo di riuscire quantomeno a far capire cos'è OpenStack e magari anche a vedere delle demo insieme. Allora, che diavolo è OpenStack? In questa pista di KCD abbiamo due amici che parlano e uno dice all'altro: OpenStack è come avere questo con molti strati sopra, giusto? E l'altro dice: beh sì, tutto sommato sì. E allora che bisogno c'è di OpenStack? Sì, ma guarda che i layer che sono su Git sono davvero formulati. Ecco, in realtà vedremo di Birt non è l'unico modo con cui OpenStack utilizza le risorse di sistema. E allora entriamo subito nel vivo dei driver tecnologici, che avvengono cioè questa tecnologia di smart computing. Virtualizzazione sicuramente, virtualizzazione hardware, storage, percepirete, tutto viene virtualizzato. Storage distribuito, gestione automatizzata, un altro aspetto fondamentale, un'altra parola chiave che dobbiamo utilizzare durante questa presentazione, creare un appoggio che parla tutte le componenti di OpenStack che diamo funzionano con considerato ormai lo standard de facto a livello mondiale, e in generale parliamo di software defined something, quindi software defined networking, software defined data center, software defined storage, e in generale software defined, cioè la possibilità, attraverso delle astrazioni, e quindi infrastructure as code, intendendo con questo che diventano codice a tutti gli effetti, dal punto di vista di chi deve metterle a disposizione delle applicazioni, è puro software. Si parla quindi anche di infrastrutture convergenti. Rapidamente vediamo i modelli di servizio del cloud computing. A sinistra abbiamo il private cloud, le tre colonne a destra si riferiscono al public cloud. Con il private cloud io ho il controllo totale di tutto il mio stack tecnologico, a partire dall'hardware arrivando su fino alle applicazioni, passando attraverso le virtualizzazioni e il sistema operativo. Con OpenStack è possibile fare questo, è possibile quindi fare private cloud, ma esiste anche il public cloud, cioè le infrastrutture vengono messe a disposizione previo pagamento da un provider. E allora, vediamo per esempio l'infrastructure as a service, cioè un provider che mette a disposizione risorse virtualizzate, macchine, e il cliente di questo provider non fa altro che scegliere il sistema operativo e poi mette su le sue applicazioni e i suoi dati, e ha delle macchine on demand, quindi Amazon Web Service. Andando un po' più su c'è anche il platform as a service, quindi l'utente non si preoccupa della macchina in sé, operativo, ma va diretto sulle applicazioni e dati e ha tutta una serie di astrazioni per gestire le proprie applicazioni e dati e quindi per faticare di meno. Anche questo è un servizio che si vende. Infine c'è il software as a service, dove comanda solo il provider, noi siamo solo utenti di una piattaforma. Ecco, questo significa fare public cloud. Ci sono molti provider che utilizzano OpenStack per fare public cloud. Allora, anche qui X as a service, qualunque cosa è come un servizio, in particolare le infrastrutture, le piattaforme e i software sono un servizio.
Ed ecco alcuni esempi pratici di realtà che fanno public cloud a sinistra e private cloud a destra. Come vedete, come sono diverse, alcune anche importanti. E lo fanno con OpenStack. Ma che cos'è OpenStack? Beh, OpenStack è una piattaforma open source per costruire cloud pubbliche e private ed ha una caratteristica molto interessante, che è scalabile, estremamente scalabile, e quindi si può gestire da poche a tantissime risorse, più o meno allo stesso modo. E un'altra cosa interessante di OpenStack è che sotto non devono esserci per forza delle virtual machine, ma potrebbero esserci anche dei container Linux. Potrebbero esserci addirittura delle macchine fisiche, non importa. E anche qui, di hypervisor, quanti ne volete? Non dobbiamo essere legati necessariamente a degli hypervisor, come KVM o Xen o quant'altro. Anche con VMware possiamo operare. È estremamente flessibile e include tantissimo. Quindi le caratteristiche sono appunto estrema scalabilità, un'architettura plug-in, e quindi consente di avere tanti hypervisor, tanti sistemi storage diversi, tantissime implementazioni di rete. Ogni vendor produce il plugin che serve per far funzionare la propria, i propri dispositivi. Quindi OpenStack è completamente agnostico all'hardware. Un altro modo per descriverlo è che OpenStack ci dà provisioning macchine virtuali, quindi ci dà le macchine virtuali su richiesta e ci dà anche capacità di snapshotting, cioè data una macchina virtuale funzionante sulla quale ho installato delle piattaforme particolari e il mio software, i miei dati, io posso fare una snapshot un'istantanea di questa macchina e poi posso utilizzare questa istantanea per replicarla n volte ogni volta che mi occupo. È multi-tenancy, quindi abbiamo appunto una struttura di utenti che hanno differenti quote, ogni progetto si chiama in linguaggio di OpenStack, corrisponde a un tenant, cioè a diciamo un utente, a un customer, che all'interno di quelle quote stabilite per quello che può fare, può sottrarsi le proprie risorse, come vedremo nella demo. Allora, andiamo avanti, un altro modo per rassicurare OpenStack, ci sono le risorse hardware sopra, tutto. E sopra ci sono le applicazioni, in mezzo c'è OpenStack con tutti i suoi vari componenti che estraggono risorse di computazione, di networking e di storage. Come faccio a utilizzare OpenStack? Beh, c'è una dashboard che si chiama Horizon, che è una dashboard molto potente e anche molto semplice, stateless, quindi non mantiene lo stato, non ha un proprio tipo. Si limita semplicemente a mandare i comandi come farebbe una shell utilizzando le API. Ma la dashboard copre gran parte delle funzionalità, per coprirle tutte la shell o altri client che utilizzano le API devono essere utilizzati. E un'ultima nota su OpenStack: non è un progetto unico, si tratta di tanti servizi che vengono utilizzati insieme, si può scegliere se utilizzarli o meno. Ce ne sono più di 60 attivi in questo momento e sono in forte crescita. I servizi fondamentali sono quelli che vedete qui in questa slide, quindi Nova, che è la parte più interessante, quella che serve per le macchine virtuali, la computer. Poi c'è Neutron per il networking, Spinder che ci fa il block storage, cioè ci mette a disposizione dello storage nuovo e crudo, sul quale poi possiamo installare il nostro file system e poi tutto il resto. Oppure con Swift possiamo avere un object storage, cioè uno storage stile Dropbox in cui noi possiamo mettere direttamente i nostri file, cioè i nostri oggetti, e possiamo quindi utilizzarli e condividerli con gli altri. Per Keystone, che è l'identity management, che è quello che consente di entrare all'interno di OpenStack e utilizzare i vari servizi. Ogni volta che passiamo da un servizio a un altro dobbiamo superare il controllo di Keystone attraverso. E poi c'è Cleanse, che è l'image service, cioè quali immagini di sistemi operativi posso utilizzare? Tutte quelle che mi vengono in mente. Le metto in un posto, il Glance mi dice dov'è questo posto, così ogni volta che l'utente mi chiede di avere una macchina con un determinato sistema operativo, Glance gli indicherà qual è il luogo dove si trova questa macchina e lo fornirà indietro. E poi ci sono tantissimi servizi opzionali, tra cui Horizon, la dashboard di cui abbiamo già parlato, e molti altri che servono per fare tante cose. Inutile che andiamo troppo nel...
anche qui rapidamente, sempre per fare un analogo con cose che magari conosciamo, un'equivalenza tra i progetti di OpenStack e il mondo Amazon Web Services. Allora, il compute, abbiamo detto che si chiama Nova nel mondo OpenStack, è C2 nel mondo Amazon. Block Storage, Tinder, e corrisponde all'EBS di Amazon, e poi c'è l'Object Storage, cioè l'S3 di Amazon, che si chiama Swift, e via via tutti gli altri, vedete, Neutron, VPC. Poi abbiamo la dashboard Horizon, che si chiama console in Amazon. Il metering è disponibile solo su OpenStack, perché quello di Amazon è un servizio, è un as a service, cioè non è una cloud privata, è una cloud pubblica, quindi non abbiamo motivo di fare metering, cioè di contare l'uso delle risorse da parte degli utenti. Magari ne abbiamo bisogno se noi vogliamo erogare un servizio di public cloud, oppure se ci vogliamo fare la nostra private cloud all'interno dell'organizzazione. Testo di Casey per Keystone e via via tutti gli altri. Bene. Questa è l'architettura di un tipico componente di OpenStack. Sono un po' diversi uno dall'altro, ma più o meno tutti quanti hanno un proprio database, un proprio sistema di code, e poi degli agent, dei driver, alcuni moduli, e soprattutto hanno le API. Ecco, a queste API io posso accedergli con la dashboard Horizon, con un'interfaccia command line, oppure con tool esterni. Okay, più o meno funzionano tutti così. I VP possono essere i più vari, ognuno può scegliersi quelli che vuole, così come i sistemi di servono per sincronizzare le varie attività che avvengono nei vari componenti e quindi far scattare tutti i meccanismi necessari per fare questo. Una caratteristica importante che dovremmo riuscire a vedere oggi è questa, cioè le API sono un single set, cioè un insieme singolo di API con le quali io faccio tutto. Sono le API compute, le API Nova, le API Silver, le API Neutron, le API di ognuno di questi. Ma questo insieme di API è assolutamente unico e, come vi dicevo, sta diventando standard, nasce dalle API di Amazon Web Services, che fino a qualche anno fa era lo standard, e in qualche modo va oltre, perché garantisce, al contrario di Amazon Web Services, assoluta libertà, quindi è privo di quell'antipatico meccanismo che si chiama lock-in, attraverso il quale Amazon, ma non solo Amazon, potremmo citare tranquillamente anche Google o anche Microsoft, che hanno anche loro i loro sistemi di public cloud, che utilizzano questo lock-in per evitare che un cliente possa migrare da un'altra parte. Questa cosa qui, che è antipatica, si sconfigge con delle API standard, che sono quelle che OpenStack ormai ha incluso in tutto il mondo, sono state accettate. E poi sotto, anche qui, totale agnosticismo. Tutti i driver, non mi interessa quello che c'è scritto, l'importante è che siano risorse di computazione, di storage, di rete, e poi ogni produttore farà il proprio driver per far funzionare la baracca. E poi ecco qui l'interfaccia delle API, classica interfaccia REST con POST, GET, HTTP, classico meccanismo CRUD, create, read, update, delete, con il quale io posso accedere ai vari endpoint dei servizi che abbiamo visto, Glensky, Stomuro, tutti i vari servizi che hanno degli endpoint. Questi endpoint io accedo con queste chiamate, REST, e posso utilizzare, come ho detto già, tante interfacce, command line, dashboard, oppure li possiamo scrivere gli strumenti. Benissimo. In questa slide si vede un insieme di interazioni tra i vari componenti. Come vedete, non voglio entrare nel dettaglio, ma già un primo sguardo di sincronizzazioni da fare tra i vari servizi, ce ne sono moltissime, sono molto implicate, quindi è importante conoscere e sapere quindi che cosa succede quando premiamo il pulsante launch virtual machine, succedono tutta una serie di cose che vengono scatenate. Notare però, la cosa interessante per noi è che ognuno di questi componenti ha un set di API a cui noi possiamo rivolgerci in modo definito. E poi una nota anche su come si installa OpenStack. Beh, è impossibile fare un webinar, è piuttosto complicato. Diciamo che più o meno
servirebbero almeno 3 macchine, ma sono nulla, diciamo, non mi servono di più per poter partire. Più o meno, diciamo, i 3 ruoli e le 3 macchine potrebbero essere associati a questo. Quindi un ruolo di controllo, un control cluster, un ruolo di compute, e quindi i vari nodi in compute node, che poi sono quelli che da cui io tiro fuori le virtual machine, e uno o più nodi di storage, che sono quelli poi che mi danno lo spazio che io posso dare all'utente come object storage, o anche più evoluto come block storage, o più evoluto come object storage. Quindi, diciamo, è piuttosto complesso da installare e quindi anche da provare. Oggi vedremo come utilizzarlo attraverso una public cloud che è basata su OpenStack. Un'altra vignetta ci dice: ma beh, ma perché tutta questa complicazione? In fondo basta usare Fragrant, Ansible e poi NXT per i contenitori, che ci vuole? Insomma, non mi pare proprio semplice, dice l'amico. Vabbè, dai, una serie di comandi, linea di comando, basta fare così, così, scusa, ho capito, però poi come fai a mantenere tutto questo? Vabbè, ma ci penso io. Ah, ok, allora se ci pensi tu, va bene. Questo per dire che le infrastrutture sono molto, molto complesse, forse attraverso strumenti come OpenStack è arrivato finalmente il momento di gestirle in maniera professionale, standard, anche per favorire una condivisione dei ruoli all'interno varie persone addette alle infrastrutture. Allora, vediamo poi, dopo queste chiacchiere iniziali, come è fatta questa benedetta dashboard di OpenStack. Qui c'è una slide che dà, diciamo, una prima idea, un po' di terminologia prima di andare a vedere nello specifico la dashboard come funziona. Istanza, virtual machine, VM sono sinonimi. Project e tenant sono sinonimi, un progetto e un tenant sono la stessa cosa, corrispondono all'utente, può essere per esempio il customer in cartina public cloud, e che ha una serie di cose che ha messo a disposizione il provider e che può utilizzare per i sistemi. Launch instance significa create a new virtual machine, terminate instance vuol dire che la cancello e non posso tornare indietro, se la voglio solo mettere in pausa utilizzo. E poi no, anche sul sistema di autenticazione e gestione del token, diciamo, il token cade e viene poi rinnovato tramite chip ogni volta che serve. Noi per entrare abbiamo una password che fa sì che questo token rilasci questo token, e poi ci sono una serie di altri meccanismi autenticazione che si utilizza alle chiavi per entrare con esse. Bene, allora andiamo adesso a vedere sul browser un esempio. Ecco, qui abbiamo, come vi dicevo, una public cloud gestita da Elastics, che è un provider svedese, un piccolo provider svedese, 9 persone molto in gamba, con le quali io collaboro, e qui c'è un tenant che oggi utilizzeremo per fare la nostra piccola demo. Questo tenant mi mette a disposizione 2 istanze, io posso avere 10 virtual machine, e in totale ho 20 virtual CPU. Poi c'è la RAM, 40 giga in totale a disposizione per fare le mie cose, e poi ci sono 10 indirizzi pubblici, si chiamano floating IP nel mondo di OpenStack. Ci sono anche gruppi di sicurezza che sono un po' assimilabili, se vogliamo, ad un firewall, però relativo alla singola macchina. Mi è arrivata nel frattempo una domanda da Mario Mariuzzo, e allora mi chiede qualcosa in più sul metering. In realtà me lo chiedeva qualche minuto fa: cosa c'è di diverso rispetto al billing diretto e indiretto di Amazon? Allora, Amazon ha il suo billing, okay? E noi?
Noi se vogliamo farci una nostra cloud, dobbiamo magari pensarci a un billing nostro. Cioè, che cosa si intende? Supponiamo che io voglia diventare un fornitore esattamente come Elastix di cui stiamo parlando. Come faccio a far pagare la bolletta a fine mese ai miei clienti? Basta che faccio il metering sull'utilizzo delle risorse che vi ho messo a disposizione e quello sarà il modo in cui io faccio il mio metering, ma nello specifico ognuno ha le sue strategie, quindi Amazon ha le sue e non ci dice quali sono, noi ci arriva solo il pricing, quello che paghiamo, e noi ci faremo il nostro, quindi decideremo che un tot al megabyte costa X euro e che la banda costa Y euro, eccetera, eccetera. Bene, andiamo avanti con la visione della dashboard Horizon. Allora, oltre quindi stiamo parlando di gruppi di sicurezza. I gruppi di sicurezza quindi sono assimilabili a dei firewall di macchina. Ci sono in realtà anche i firewall che si mettono davanti alle reti tradizionali, come vedremo poi nella topologia di rete, ma ogni macchina può avere delle regole con cui si può accedere a quella macchina, no? Quindi posso aprire o meno delle porte, va, diciamola così. Poi posso, sempre nel mio tenant, fare fino a 10 volumi, per volumi si intende uno storage, un storage, io posso poi associare alle stanze, questa è anche un'altra piccola differenza con Amazon, scusate, con VMware, che è un altro sistema per fare, diciamo, gestione di virtual machine proprietario. E nel caso di VMware l'istanza porta con sé anche lo spazio disk, invece nel caso di OpenStack devo dargli l'istanza, con la quale ho lo spazio sufficiente per installare il sistema operativo, basta, e in più poi ci devo attaccare dei volumi con 8 giga che prevedo essere lo spazio utente. E infine posso farmi fino a 100 contenitori, la traduzione italiana non è il massimo. Comunque sarebbe l'object storage, questo che sono 0,100. Perfetto, questa è la panoramica. E dopo andiamo a vedere, appunto, visto che c'è una sola istanza, al momento c'è una sola istanza, ogni istanza avrà tutti i suoi dati, come qual è il suo indirizzo IP locale, della rete locale, qual è il suo indirizzo pubblico, la sua dimensione. La dimensione è espressa con un flavor, quindi in questo caso è N1 large. Poi vedremo che cosa significa questo flavor. Sono dei template già pronti, di grandezze, che io posso ulteriormente configurarli in base alle mie esigenze. Poi c'è la coppia di chiavi per accedere, che in realtà poi è la public key, anche qui è tradotto male, è la public key per poter accedere poi all'SSH, alla macchina una volta che l'ho creata. Zone di disponibilità, perché all'interno del data center posso definire delle availability zone, cioè delle macchine diverse che associo a diversi clienti, magari perché delle particolari esigenze di poter operare in uno stato piuttosto che in un altro stato, in base alla legislazione. La macchina è in esecuzione, quindi come stato di attivazione c'è l'esecuzione. E va bene, c'è il tempo trascorso dalla sua creazione. I volumi, ok, i volumi non ne abbiamo al momento, ma ne creiamo uno tanto per far vedere come funziona la faccenda, e lo chiamiamo Rios Volume. Volume, poi decidiamo che non ci sia nessuna immagine, che sia un volume vuoto. Possiamo anche decidere qual è la performance, no, di questo volume. Magari non ho bisogno di tanto. Poi la dimensione, non so, fatto, il volume è pronto, in pochi secondi, e lo posso poi utilizzare per esempio per associarlo a una virtual machine. Allora, da qui, no, si fa dalla macchina, l'associazione. Ok, poi ci sono le varie immagini. Le immagini sono le immagini che io ho, per esempio ne posso avere di mie personali, come questa che vedete qui, che mi sono creato, magari una screenshot. Viva. Poi ci sono quelle pubbliche, allora qui vedete ci sono i vari sistemi, Ubuntu, CentOS, c'è Debian, c'è Windows, c'è anche Windows, c'è anche Red Hat, c'è qualunque cosa,
E ancora di più io ne posso aggiungere, sia appunto facendo degli snapshot di macchine mie, sia prendendoli da internet e mettendomeli qua dentro. Una volta che li ho messi, poi tutti li potranno utilizzare per fare le loro cose. Andiamo ancora avanti, accesso e sicurezza. Accesso e sicurezza ci fa vedere qui i gruppi di sicurezza, per esempio c'è il gruppo di default che ha le sue regole, sarebbe quello che dicevamo prima, no? Il tipo di traffico. Sia il TV4 che il TV6 in entrata e in uscita, e come vedete c'è definita la 22 in entrata, perché insomma è il minimo che serve per poter utilizzare la macchina. E questo qui è il gruppo di default, se ne possono creare degli altri, ognuno poi si crea quelli che servono, quindi si fa come vuole. Per esempio, come vedete in questo caso c'è anche un'ulteriore regola che riguarda una porta particolare, la sicurezza. Ok, questi sono i gruppi di sicurezza che dicevamo. Poi coppie di chiavi, e qui ognuno ci mette la sua. Quando vado a creare la macchina devo anche dirgli, guarda, questa macchina utilizza questa chiave pubblica, così poi quando dovrò entrare in SSH potrò farlo, perché sono in possesso delle chiavi pubbliche. Poi ho i miei NTP, che sono quei 10 che abbiamo visto nella panoramica che mi ha dato il provider, e qui io posso associarli, disassociarli, lasciarli alle varie macchine. Infine un elenco degli endpoint, cioè i modi in cui io posso accedere ai vari servizi che qui vedete elencati, quindi Tinder e quant'altro. Ognuno di questi ha una URL e una porta. E ognuno di questi ha le sue regole con cui poter accedere. E noi poi, in una seconda demo che vedremo dopo di questa, utilizzeremo proprio questi endpoint e queste porte e le API che a queste porte e a questi endpoint fanno riferimento. Andiamo a vedere la parte rete. La parte rete è una cosa molto importante in OpenStack che non si ravvisa perché c'è un'altra piattaforma. Ecco, vabbè, a parte questo disegnetto che ci fa vedere che questo è il mondo, quindi la rete esterna verso internet. Abbiamo il router, anche da gateway, che è connesso con una rete, e la rete in questo caso è una 192.168.1.0, che è classica, a cui è attaccata quella macchina che abbiamo visto prima, che si chiamava. Quindi questa è la situazione al momento. Posso ovviamente creare delle nuove reti. Allora, creo per esempio una rete che la chiamiamo Rios Network, perché siamo originali. E, volendo potrei fare anche una sottorete, devo definire un indirizzamento, ma per esempio chiamo questo che è già pronto, così non fatichiamo. Se non definisco il gateway è quello standard, cioè il punto 1. Ok, la rete è creata, quindi con DHCP, ciò significa che chi si collegherà a questa rete, cioè le virtual machine che andrò a collegare a questa rete, avranno poi dal DHCP il loro indirizzo. Ok, la rete è stata creata. Adesso voglio creare anche un router. Allora lo faccio, creo un router che lo chiamiamo Rios Router. Questo router, e il router cosa fa? Beh, mi deve spingere da gateway verso l'esterno, quindi la rete esterna è una sola, è il mondo che abbiamo visto prima. Che si chiama ExtNet 01, in questo caso perfetto, il router è pronto. Ok, creata la rete, creato il router, adesso vediamo cosa è successo alla topologia di rete, cioè quel disegnetto carino che abbiamo visto prima. Eccolo qua, abbiamo creato questo router qui. Aggiungiamo un'interfaccia di rete, cioè aggiungiamo proprio una scheda di rete, e diciamo di connettersi alla Rios Network che abbiamo creato. Ok, quindi lo faccio, vediamo cosa succede. Ecco qua, abbiamo già intravisto. Ok, a questo punto abbiamo creato un collegamento tra la rete interna, la 192.168.6.0/24, e la rete esterna attraverso questo router. Benissimo, quindi è pronta per poter essere utilizzata per esempio da una virtual machine in accedenza. Va bene, ci sono altre funzioni che facciamo troppe cose. Andiamo quindi a lanciare questa istanza, che è la cosa più classica che si può fare con OpenStack.
apriamo un'istanza, cioè una virtual machine. Il nome dell'istanza è Rios VM. E scegliamo un sistema operativo, per esempio scegliamo Debian. In mancanza d'altro, in realtà è una distribuzione che mi piace molto. Benissimo, andiamo avanti. E questo è fatto, il flavor, ricordate prima vi dicevo del flavor, tiny, small, medium, large, ecco, questi sono, a cosa corrispondono questi flavor? Ecco qui, lo vediamo, quante virtual CPU, quanta RAM, quanto disco, eccetera, eccetera. Ok, quindi diciamo che boh, mi prendo questo qua, uno vale l'altro, per fare una prova. Guardate che anche i flavor sono configurabili, quindi io poi posso definirmene degli altri, sempre nell'ottica di diventare provider di infrastructure esistente. Ready? Utilizziamo questa, l'abbiamo creata, è nuova, vediamo se funziona. Darius Network. Gruppi di sicurezza, quello di default ci basta, ma vi faccio vedere come si abilitano anche gli altri, quello che aveva anche quella 6325, se ricordate da prima. Mettiamo quello di gruppo di sicurezza. Come coppia di chiavi scegliamo questa, che insomma, ho creato questa presentazione, speriamo che funzioni. E basta. Volendo si può anche attraverso questo passaggio fare un injection di uno script di personalizzazione, quindi posso decidere che la macchina dopo lanciata deve fare qualcosa e lo metto qui. Lo script lo posso anche caricare da un file. Questa è una cosa interessante, in modo sarebbe da parlare anche di un'orchestrazione, ma lo faremo in un'altra circostanza. Ok, eseguiamo l'istanza. Come vedete parte il processo di generazione, io lo visualizzo. Dopo qualche secondo la macchina virtuale è pronta e collegata alla nostra rete, quindi dovremo vedere apparire nella colonna dell'indirizzo IP quello che l'HCP, la nostra Rios Network, gli ha assegnato. Facciamo un refresh, eccolo là. Vi ricordate che avevo detto che la dashboard era stateless? Ecco qua, ho dovuto fare refresh. Ecco qui l'indirizzo IP 192.168.6.3, quello che ho ricevuto. Perfetto, però un indirizzo IP privato. Ok? Allora associo un IP pubblico e qui ne prendo uno di quelli che il mio provider mi ha dato. Va benone. Associo questo indirizzo IP pubblico, Florin IP, si chiama, un certo OpenStack, già lo vediamo visualizzato. A questo punto possiamo provare a fare SSH su questa macchina, che dovrebbe essere funzionante. Allora lo facciamo, tac. Ecco, siamo dentro la macchina, vedete, siamo dentro la Rios VM, è proprio vero, non stavo scherzando. Ok, torniamo a noi. Torniamo a noi. Che altro dire? Di volume abbiamo parlato. Proseguiamo con qualche altra slide e poi faremo l'ultima demo nei minuti finali. Allora, che cosa vi voglio far vedere? Questo è un modo di utilizzare OpenStack, come avete visto da dashboard, quindi c'è un operatore che a quello che ho fatto io, punta il mouse, va, gira, gira qua di là, e in pochi istanti riesce ad avere una virtual machine pronta, una macchina pronta, un indirizzo pubblico che poi può utilizzare. Ok, ma ci sono anche altri modi per interagire con OpenStack. E allora qui io vi presento OpenStack4j, che è un SSH molto interessante, che serve per operare con un deployment di OpenStack, utilizzando del codice, in questo caso codice Java, ma solo perché OpenStack4j è Java. E qui si realizza quello che è un concetto, anche questo molto in voga oggi, Infrastructure as Code, cioè dal punto di vista di chi configura l'infrastruttura, non è altro che codice. Ecco, è molto interessante, è molto potente, questo ci consente per esempio, avendo già delle applicazioni pronte,
dovendo semplicemente mettere in produzione, quindi mettere su una certa infrastruttura, ci consente di farlo in modo automatizzato, e quindi possiamo ad esempio seguire traccia di quello che succede sull'infrastruttura attraverso degli alerts, quindi un meccanismo di allarme, e possiamo reagire a questi allarmi con una logica no? Che noi scriviamo. Bene, come si fa questa che sembra una magia? Si fa in maniera piuttosto semplice, vediamola in grande. Dobbiamo leggere la documentazione delle API dei vari servizi di OpenStack. Che noi. In realtà ci sono degli SDK pronti, scritti in vari linguaggi. Tenete presente che Python viene per primo perché OpenStack è tutto scritto in Python, ma comunque anche l'SDK Java è molto diffuso. Ci sono in tutti i linguaggi, quindi io posso farlo, mi pare piace l'interazione con OpenStack. Passaccio l'ascolto lo vedete conosciuto già diffusa. Notare che OpenStack 4J non è l'unico SDK in circolazione, per esempio c'è Apache J Cloud, che però non è specifico di OpenStack, ma è un multi-cloud, che consente di usare tanti differenti cloud. Molto interessante se si vuole fare, diciamo, multi-cloud. Però insomma, a noi ci interessa OpenStack, quindi prendiamo OpenStack 4J, che è più semplice, più focalizzato, e ovviamente supporta tutti i servizi principali, Keystone, Nova, Neutron, Syn, Swift, licenziato Apache 2.0 esattamente come OpenStack stesso, e si può gestire con Maven, che è molto comodo, così abbiamo le dipendenze già Maven. Ok, ci sono i riferimenti alle varie versioni di API dei vari servizi che gestisce, anche perché le API stesse, ovviamente, come ben potete immaginare, subiscono delle versioni. Ok, e quindi che cosa serve per poter utilizzare OpenStack 4J? Beh, innanzitutto serve un deployment di OpenStack che è in funzione. Come abbiamo visto, non è esattamente facile farselo in casa, sono un po' di hardware, un po' di fatica, tante risorse fisiche. Allora, una possibilità, per esempio, utilizzare DevStack. Con DevStack voi vi tirate giù un simulatore di OpenStack, è molto imprecisa questa definizione, ma è un all-in-one, si dice, no? Cioè, installo DevStack anche su una macchina virtuale e praticamente è come se avessi installato OpenStack, cioè interagisco con DevStack allo stesso modo con cui interagirei con OpenStack, salvo il fatto che in realtà sotto DevStack, ma no. Non ho delle risorse proprie, delle fisiche di data center, ok? E serve ovviamente agli sviluppatori. È gratuito, quindi è una possibilità. Ma noi oggi invece non utilizzeremo DevStack, ma utilizzeremo proprio una public cloud, quella di Elastics, come avete visto. Poi prendiamo Eclipse come ISO Java, vabbè, abbastanza difficile, non è esattamente smettiamo, so che sono nuovi, molto più belli, ma non sono un colore. Conosco questo. E poi c'è la OpenStack 4J Library che andiamo a utilizzare, diciamo, per soddisfare le varie dipendenze. Ok, se lo volete rifare a casa questo gioco, qui c'è su GitHub una demo, S4J demo, del mio amico Alessandro Martellone. Io ho preso questo codice, l'ho modificato per gli scopi di questa demo, ma in modo che voi potete tranquillamente farlo da soli, è veramente molto utile. Ok, che cos'è quindi questo S4J demo? Beh, niente, è una serie di classi Java su questo SDK. Che fanno? Beh, ce ne sono quattro, li dovrò vedere. Infrastructure.java stampa video, alcune informazioni sul cloud environment, prende informazioni e ce le sta. Launch.vm.java lancia una virtual machine Ubuntu e niente.
adesso c'è anche un floating IP. Avete visto prima che ho dovuto farlo di eventi, no? Prima ho lanciato la virtual machine e poi ho associato il fatto che simuleremo un'orchestrazione oggi che consiste nell'aspettare 5 secondi. In realtà appunto ci servirebbe un orchestratore per fare questo genere di cose. Poi managestorage.java crea un volume SINDE e un contenitore Swift, così possiamo vedere la differenza tra i due, e poi c'è un termine um.java che ci rende la macchina virtuale che abbiamo creato. Allora, diamo un esempio, andiamo a vedere con questo editor di testo Eclipse, traffo.java, come vedete è semplicissima la struttura. Abbiamo una cosa importante da sapere per chi lo vuole rifare, è che c'è questo file config sample dentro il quale voi andrete a mettere lo username, la password e il nome del tenant. Io non vi mostrerò mai i miei oggi perché altrimenti mi rubate il servizio. E poi c'è opsfile.txt, che è un file che contiene del testo che utilizzeremo nella dimostrazione. Voi ovviamente il config sample qui ci mettete i vostri e poi lo chiamate config properties. Una volta che lo fate siete a cavallo, infatti come vedete in configstructure.java fa riferimento proprio a quel file e quindi prende da quel file tutte quelle che sono le credenziali per accedere al servizio di Elastics, all'indirizzo ops.elastics.net. Sono 5.000. Poi abbiamo questi cicli for che seguono, che non fanno altro che stampare a video i servizi supportati, flavor, la lista di flavor, la lista di immagini e poi informazioni dettagliate sulle immagini, informazioni sui volumi, e questo fa, lanciamola, vediamo qui che cosa succede in questa parte del video, dello schermo. Ecco, sta stampando in console i supporti service, cioè servizi che lui ha, i flavor. Notate che all'interno di OpenStack ogni risorsa ha un identificativo, anche il flavor non fa eccezione, quindi se voglio poi utilizzare all'interno del mio codice per fare l'infrastructure store quella particolare flavor, quella particolare macchina, quel particolare storage, quel particolare tipo, quello che volete, qualunque oggetto che OpenStack utilizza, devo prendere questo numerello qui. Okay? Quindi in questo con l'SDK posso fare anche questo, posso andarmi a prendere i numerelli che poi mi servono per fare le mie cose. Le immagini, ecco che qui le vedete listate, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, Wow, eccetera. Poi dettagli maggiori sulle immagini, che ci fa vedere oltre al nome di qui sopra anche il tipo, la dimensione, andiamo avanti, tipi di volume. Ci sono diciamo i quattro tipi che abbiamo visto prima quando abbiamo creato il volume, quindi i quattro differenti performance da 5.000 a 15.000 IO per second. E poi volumi. In questo momento c'è un solo volume. Vedete, questo è il volume che abbiamo creato prima, il Rios Volume. Quindi lo elenca. Benissimo. Andiamo a vedere come è fatto launch virtual machine.java, molto simile al discorso. Anche in questo caso prende dal config.properties le cose che mi servono per entrare. Dove andare, la username, la password, il tenant, e poi comincia a crearsi gli oggetti che sono poi che lancerà. Seleziona la rete, sceglie un flavor, un'immagine particolare, un nome, chiamo Rios, un security group. Quando l'oggetto è pronto, non fa altro che lanciare il metodo boot su VM e partirà magicamente la virtual machine che vuole far partire. Altre cose che fa questa classe, visualizza in console la lista delle virtual machine, visualizza quelli che sono allocati, quelli assegnati, quelli che sta per assegnare. Questo è quel trucchetto che vi dicevo prima, cioè invece di fare un'orchestrazione facciamo 5 secondi di attesa. Ok? Notate che queste cose che io vi faccio vedere qui in console sono utilissime per farsi dei log, quindi quando uno poi si fa il suo programmino e gli funziona all'interno di una situazione molto complessa, grazie a questo poi scrivere i log, no? È molto importante. Perfetto. Lanciamo. Vediamo cosa succede.
Allora, ci ha stampato a video appunto le plumbing che sono disponibili, l'interessi più bla bla, ma l'avrà fatto veramente? Andiamo a vedere. Non l'ha fatto, devo fare il refresh del browser. Stateless, eccolo qua. Si chiama allo stesso modo, siamo da tre originali, ma la sua dimensione è diversa. Ok, anche il suo indirizzo IP, sia quello locale che quello pubblico. Ok, quindi lo fa. E, bene, visto che l'abbiamo creata, terminiamola. Termino da prima quella che ho creato prima in maniera automatica, visto che ha lo stesso nome, insomma non funziona se il programma ne faccio una brutta figura. E quindi termino intanto questa istanza. E poi andiamo a lanciare termine virtual machine con Java. Okay. Dice the following virtual machine is about to be deleted. Vediamo cosa è successo. Quella macchina virtuale che avevamo creato non c'è più, è stata cancellata. Facciamo anche quest'altra prova, manage storage. Manage storage è la parte appunto di storage. E anche in questo caso credenziale di accesso e poi crea un volume Cinder e un contenitore Swift. Dentro il contenitore Swift ci pusha un oggetto, un file, che si chiamerà rios.txt e che è esattamente quel file, objectfile.txt che ho fatto vedere prima, quindi lo potremo verificare leggendone il contenuto una volta che a vedere che cosa ha fatto all'interno del cloud. Facciamo partire anche questa. E vediamo che ci dice il value di checksum del volume e il nome del contenitore Swift che ha creato. Cosa vuol dire questo? Andiamo a vedere nei volume. Allora, ha creato un volume che si chiama Rios Volume, esattamente come quello che avevamo creato prima, ormai di dimensione 1 GB, come vi ricordate l'avevamo creato di dimensione 4. 5.000 IOPS. E va bene, è pronto all'utilizzo. Andiamo a vedere l'archivio oggetti, cioè l'object storage, contenitori. Ha creato un contenitore che si chiama Rios Container. Quindi abbiamo detto un contenitore stile Dropbox dove mettere i nostri file. Che cosa c'è dentro Rios Container? C'è per adesso un file, ci ha pushato dentro un file. Questo file si chiama rios.txt. E allora noi per esempio possiamo dire, me lo scarichi? E lui lo scarica, io posso vedere cosa c'è dentro, e viva la rete italiana open source, che era quello che era scritto in quel file. Ma voi sapete che con Dropbox io lavoro online, allora posso pubblicare, posso rendere pubblico questo container? Sì, posso renderlo pubblico, si fa così. Il container è adesso pubblico, e qui io posso vedere qual è il suo indirizzo. Eccolo qua, questo è l'indirizzo, è online in questo momento, è da voi raggiungibile. Ok? Perfetto. Dopo averlo fatto però lo rendo di nuovo privato. E poi per poter cancellare il contenitore devo prima svuotarlo dai suoi file, quindi elimino l'unico file che contiene il container e dopo elimino anche il container. Tanto per fare un po' di pulizia. Ok, quindi abbiamo visto con questa demo quello che riusciamo a fare. Ovviamente si tratta di cose molto semplici, ma immaginate che cosa può con quale potenza voi potete giocare con queste cose qui, se avete da fare qualcosa di serio, cioè se avete delle applicazioni che magari già stanno su un'infrastruttura e magari quell'infrastruttura è inadeguata, da problemi perché le risorse non sono disponibili, oppure perché il personale non riesce a stare dietro a quell'infrastruttura. Ecco, con questo gioco io posso far sì che quell'infrastruttura sia gestita una serie di automatismi, per cui per esempio posso scalare in alto e in basso le risorse quando servono, definisce lo spazio, so cosa fare, definisce la memoria, so cosa fare, creo tutta una serie di una logica, una vera e propria logica con la quale io vado a fare la cosiddetta cloud automation. Verone, siamo quasi alla fine di questa presentazione che spero vi sia piaciuta. Abbiamo già parlato di DevStack,
lo potete scaricare e provare in maniera molto semplice. C'è anche su GitHub. E poi vi parlo anche di PriceStack. PriceStack è un progetto simpatico. Gli appassionati che hanno preso materiale hardware in dismissione, vecchie macchine a 32 bit che nessuno più voleva, le hanno messe in data center sfruttando lo sponsor dell'azienda, gli hanno consentito questo. E quindi è un open stack tutto su architettura x86. È possibile avere un account gratuito, è possibile avere un tenant gratuito, potete pasticciare quanto volete, dopo 24 ore dal primo momento in cui siete entrati, tutto quello che avete fatto verrà cancellato, ovviamente nessuno può permettersi di regalarvi diciamo, un tenant per più di 24 ore. Ecco, quindi è un progetto carino, sicuramente da supportare. E viene utilizzato per che cosa, oltre che per divertirsi, per chi lo fa, anche per fare magari clienti di test veloci, per rompere le cose e rifarle rapidamente, no? Il classico concetto del DevOps. Benissimo, prima di passare alle domande, vi dico che questo fa parte di una serie di webinar sulla cloud automation che noi faremo ogni secondo mercoledì del mese. 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, secondo mercoledì del mese, ricordatevi, state con noi. Veniamo alle domande. Voi potete scrivere le domande nella chat. Bene, c'è Francesco Ruffino che chiede come si fa per partecipare ai prossimi GoToMeeting. Allora, innanzitutto, se siete qui, vi siete iscritti sulla piattaforma di Linux Academy, quindi avete già l'account, un gran passo in avanti rispetto a quelli che invece ancora non ce l'hanno. E infatti, non appena ci sarà il prossimo seminario, riceverete un'email Aspetta, 10 minuti. con le indicazioni su come fare per connettersi, quindi quale sarà il link GoToMeeting da utilizzare. Alessandro Cosenza ci chiede, voglio fare delle prove, voglio utilizzarlo in ambito privato. Alessandro, prova DevStack, è la cosa più rapida che puoi fare, ti basta avere una virtual machine online, oppure anche sul tuo computer, la fai con VirtualBox. Ti scarichi DevStack, magari da GitHub, lo installi e tu hai un ambiente molto simile a quello che abbiamo visto oggi con il quale pasticciare. E invece proprio puoi installarlo seriamente sulle macchine, preparati a comprare 3-4 macchine, e, insomma ad avere anche tutta l'infrastruttura che è necessaria per poter tenere in funzione e attive. Allora, sì, Francesco Rostino ci chiede se sono supportate architetture diverse da x86. Beh, non so se parlavi di OpenStack oppure di PriceStack. PriceStack ha le macchine x86. Invece, normalmente OpenStack funziona con MP64. Un po' di Paolo qui, non voglio rispondere qualcosa di che non so, ma penso proprio di sì, considerato che è completamente agnostico con l'hardware. Stefano Bisicchia ci chiede le caratteristiche minime della macchina. Allora, se voi andate online sul sito OpenStack.org, le troverete, sono sempre aggiornate perché OpenStack ha un suo ciclo di rilascio, che peraltro è uguale a quello di Ubuntu, cioè ogni 6 mesi, proprio ad aprile a ottobre, esce la nuova distro di OpenStack. E quindi mano a mano che cresce, ahimè, anche le caratteristiche che puoi trovare online. OpenStack
www.ciclo.org e vediamo, cerchiamo magari qualcosa di più preciso. Allora, open stack minimum requirements. Questo requirements lo sto cercando per voi, ma è una ricerca in questa fase. Copy requirements. Ecco qui, abbiamo questa, in questo schema vedete qual è il minimo hardware consigliato per un production environment e per un testing environment. Per un testing environment chiaramente, come vedete. Benone. Paolo Miotto chiede, è possibile usare una sola istanza di OpenStack per pilotare contemporaneamente più architetture di virtualizzazione? KVM, VMware. Comunque, non capisco bene la domanda, ma l'istanza di OpenStack già essa appoggia su architetture di virtualizzazione che possono essere quelle di KVM o VMware. Ad ogni modo, l'istanza di OpenStack è una macchina virtuale a tutti gli effetti, con la quale posso farci quello che voglio. Forse la domanda è, posso astrarre la mia macchina virtuale da risorse che in parte sono KVM, in parte sono VMware? Forse da questa è la domanda? Non so, se la domanda era questa, diciamo che la risposta sia no, cioè ogni macchina virtuale ha un hypervisor, una volta che l'ho tirandola su io scelgo un certo tipo di hypervisor, quindi KVM. Posso avere però nello stesso tenant due macchine virtuali che utilizzano due hypervisor diversi, questo sì, e posso per esempio definire delle zone di availability, di disponibilità all'interno del mio data center, in base al quale una parte di hardware funziona con un certo hypervisor, un'altra parte di hardware con un altro hypervisor. La lezione con cui è opportuno fare delle prove si chiama DevStack. E la mia domanda di Stefano Pisetti a cui ho risposto è che vedete qui. Eccola. Samuele Benetti chiede, ci sono dei service o delle best practices per implementare delle architetture di resilienza, no? Immagino che la replication, disaster recovery, scusa, hai ragione. Allora, no, ci sono delle best practices, dei servizi non ci sono, quindi te le devi fare tu utilizzando i servizi di OpenStack. In modo facile, ovviamente, ma le devi fare tu. Ok, allora il nostro tempo volge al termine, la nostra ora sta per finire. Mi resta che siamo interessati e diamo quindi appuntamento ai prossimi webinar. Grazie a tutti e a tutte.